Buonasera, eccoci con un nuovo appuntamento con A Bordo Ring. Cercheremo di essere sempre più presenti perché la politica e la città soprattutto hanno bisogno di informazioni. Continueremo ad andare avanti quindi, anche questa settimana tenendo presente che ospite dall'altra parte, perché siamo come si dice adesso in modo nuovo da remoto invece che in studio, con l'assessore, eccolo qua, con l'assessore Mario Pasquariello. Buonasera. Con lui abbiamo una caterva, o perlomeno qualche cosa intorno ai 100 milioni da ragionare. Ma vorrei fare prima il cattivo e poi il bravo, perché prima vengono le cose cattive e poi arriva l'elenco delle cose buone, perché è un elenco che ho visto e ho cercato di sondeggiare tutto il resto, ma siamo a quasi 100 milioni di interventi in questa città. E quindi dovremmo averla capovolta praticamente. Ma voglio parlare a questo punto di due cose. La biffa la lasciamo a parte perché praticamente sembra che l'abbia preso in carico l'assessore, il vice sindaco, quindi dovrebbe andare anche lì in porto dopo tanti, tanti anni di promesse mai mantenute. E quello è un obiettivo da recuperare, ovviamente. Ma ecco, siccome abito a Viale degli Atlantici, come siamo messi da quelle parti? Stiamo parlando del lato sinistro, dove si stanno ultimando i marciapiedi per quanto riguarda il rifacimento. Lì si sono state anche rideterminate le aiuole e poste in essere le nuove piante, quelle a sostituzione di quelle abbattute e di quelle dove non c'erano. Ma sul lato sinistro e sul lato destro andremo comunque a fare la stessa cosa. Certo. E l'asfalto? Certo, anche il lato destro, dopo il sinistro passeremo al destro. No, a parte il fatto che la giunta comunale, l'amministrazione comunale di Benevento non ha colori, quindi Civica ed è di centro, è civica ed è di centro. non parliamo da destra e da sinistra, perché qua basta un poco per dire siamo. Noi Allora, siamo di centro. abbiamo detto che la sinistra sarà fatta, la destra incomincerà fra poco. Ma il rifacimento del manto stradale? E poi, innanzitutto, buonasera e grazie dell'invito. E poi chiaramente procederemo al rifacimento del manto stradale a tratti localizzati, lì dove le radici degli alberi tagliati, sottolineo degli alberi tagliati, hanno elevato, diciamo, il piano stradale. Mentre per quelle parti di manto stradale che risultano essere elevati, ma da radici di alberi che non abbiamo abbattuto, inutile risalire alla vecchia vicenda che non abbiamo potuto abbattere, saranno zone intercluse con apposita segnaletica che avviserà gli automobilisti, i ciclisti, i motociclisti che sussiste in quel tratto di strada un pericolo. Non possiamo recuperare, diciamo, tra il marciapiede e l'asfalto qualche cosa, una ningalizzazione, perché praticamente le radici degli alberi a destra e a sinistra usciranno sempre fuori. E quello è il Purtroppo, problema. allora, le radici degli alberi ancora in vita non possono essere, almeno questo è quello che Che si hanno dice? detto i tecnici comunali del mio settore, ma anche i vari esperti arborei, diciamo di arboricoltura, perché come ben si sa, le Bene, radici no, bene, sono. sono diciamo, i supporti che reggono in qualche modo l'albero nel suo equilibrio e quindi evidentemente toccare le radici potrebbe metterne in pericolo la staticità e noi non ce lo possiamo assolutamente consentire. Quindi cercheremo di fare del nostro meglio per salvaguardare gli alberi e nello stesso tempo per mettere in condizione coloro che percorrono il viale degli Atlantici nella miglior sicurezza possibile, la massima sicurezza possibile. Magari di rosso fare qualcosa che comunque si cercherà di evitare che al parcheggio non ci sono problemi. Per quanto riguarda appunto le biciclette, i motorini e tutto il resto,
il problema diventa, ma anche per le macchine, perché praticamente saltare sopra dove non potremo toccare le radici, ripeto, con apposita segnaletica orizzontale e verticale. Io direi di fare una fascia proprio a livello di protezione per quanto riguarda una fascia rossa, una fascia, o perlomeno indicare con l'opportuna segnaletica, sicuramente. Perché diventa un problema. Allora, la prima cosa l'abbiamo detto, abbiamo dato gli Atlantici, l'abbiamo detto, che stiamo provvedendo anche per la zona alta, da via Pocevecchia fino ad arrivare... Finito gli Atlantici, proseguiremo per la strada, quindi davanti all'ospedale, dove pure si registrano problematiche importanti, poi saliremo la strada di Pocevecchia fino a via Fratelli Rosselli, assolutamente sì. Piazza Risorgimento. Piazza Risorgimento ogni tanto ritorna, voglio dire, Piazza Risorgimento... ci siano 7 milioni da impegnare, 7 milioni e mezzo nel finanziamento pubblico che ci è stato concesso nell'ambito del progetto più complessivo denominato Piano Periferie, una città per tutti, una città di tutti, e nei prossimi giorni credo che approveremo un nuovo studio di fattibilità, un preliminare, che porteremo all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché il piano periferie è seguito direttamente dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per vedercelo approvare, per utilizzare, come già si è detto le volte scorse, la quota pubblica di finanziamento. Venuta meno l'ipotesi project financing per le vicende che conosciamo, ed è inutile ritornarci, cercheremo di utilizzare quel finanziamento per far sì che Piazza Risorgimento diventi una piazza, quindi non sia più con la statua, parcheggio, non sia più un parcheggio tal quale, mentre sposteremo parte del parcheggio sulla zona attualmente definita Terminal Bus, quello che una volta era il campo di calcio. Terminal Bus di via di, esatto, di Collegio La Salle. Però sarà un qualcosa... diciamo di molto diverso da quello che era previsto in precedenza, e poi lo scoprirete quando lo approveremo. Vabbè, ma dovrebbe partire pure l'area attaccando alla ferrovia per quanto riguarda... Assolutamente sì, e le due cose sono legate, perché sicuramente i bus faranno solo una fermata a quello che oggi è definito il terminal bus, per intenderci la zona dell'ex campo di calcio del Collegio La Salle, mentre il terminal dei bus sarà appunto nello spazio adiacente alla stazione ferroviaria. Allora diciamo che il terminal attuale diventerà solamente una fermata. Una fermata, certo. È così, è per far scendere i ragazzi che vanno a scuola, soprattutto. Per far salire. Quindi diventerà una sosta relativa solamente per una fermata, mentre certo, il tutto sarà trasferito accanto a Piazza Colonna, dove probabilmente ci saranno anche i lavori per quanto riguarda... Sicuramente ci saranno anche i lavori di adeguamento della stazione ferroviaria. Quindi avremo quell'area di Via Campagna che dovrebbe diventare un gincillo praticamente. No, non solo l'area di Via Campagna. Avremo finalmente una stazione degna di questo nome, dopo che, mi permetto di dire, le ultime opere l'avevano resa quantomeno poco funzionale. Non ne parliamo. Quantomeno poco funzionale. Sposteremo evidentemente la fontana, perché l'attuale collocazione è un'aberrazione, voglio dire, che crea una struttura. Ripeto, renderemo la piazza più fruibile per i viaggiatori, e la abbelliremo anche con un'opera di Palladino. Il discorso è che quegli interventi da Piazza Bissolati e Piazza Colonna hanno, secondo me, un'origine sbagliata, perché il discorso è tutto marciapiedi, con la gente che non va più a piedi. Soprattutto l'intervento di Piazza Bissolati, tanto l'ultimo che è stato fatto, non sono stati ridotti i marciapiedi. Lì diventa un'incudine, letteralmente, perché praticamente le macchine sostano a destra e a sinistra, saltano il giro della rotonda per quanto riguarda evidentemente di andare a Via Grimoaldo Re oppure per salire al corso, e quindi si fa l'intasamento soprattutto nelle ore. Non voglio ritornare su quella sistemazione, perché oramai basta guardarsi indietro. Da qualche settimana a questa parte abbiamo rifatto con
esito, con buon esito, la pavimentazione, per cui abbiamo ripreso tutta la pavimentazione di San Pietini e abbiamo eliminato quegli avvallamenti che si erano creati. Ma il discorso è che sul lato destro c'è un passaggio pedonale che occupa. Il discorso è che è vero che la fontana è stata messa dal punto di vista centrale rispetto al deflusso delle macchine, però è un qualcosa che rattrista, perché praticamente il discorso è che nelle ore di punta letteralmente le macchine che vengono da via Longocalore, le macchine che vengono da via Grimoaldo Re, le macchine che salgono da sopra e che scendono da sotto, diventa un e poi soprattutto le macchine che sono parcheggiate occupano parte della fermata stradale, mentre c'è un marciapiede inutilizzato o quasi, perché io probabilmente tutti quanti ce ne siamo accorti che di pedonale quell'area ha poco da dare, se non per arrivare all'esercizio commerciale di un paio di esercizi commerciali che stanno lì, ma occupano molto molto spazio. Chiuso e detto delle cose che il problema è il discorso è adesso ci sono le cose belle, Purtroppo perché c'è quella fontana, non possiamo farla e questo ce saltare. lo so, e questo, perciò sono, siccome è stata posta dal punto di vista al centro della caduta del ponte Vanvitelli, praticamente il discorso non la si può girare, non la si può fare nulla, se non evidentemente togliere buona parte di quei marciapiedi, soprattutto quello sulla destra, che occupa vari metri, se non una ventina, secondo me dovrebbero essere quell'area. Mo adesso ho spulciato e sul telefonino ho qualche cosa che non finisce mai. Allora, abbiamo divisi per stop, quindi l'urbanistica, i piani, il PNRR, dovrebbe esserci anche un lavoro pubblico tra le altre cose. Ma quello che mi salta più in mente è l'elenco delle cose fatte o in corso di realizzazione o in via di bande di concorso e via discorrendo per quanto riguarda il PNRR. Sì. Ora incominciamo con a che punto siamo con le Orsoline e il Malies, perché tra le altre cose il Malies è Malies proprio. Sì, certo, voglio dire, innanzitutto è da sottolineare questo, chiaramente parliamo di risorse in qualche modo intercettate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito del settore lavori pubblici e per alcune un'opera in particolare. Congiuntamente al settore urbanistica. C'è da dire che solo queste ammontano a circa 67-68 milioni di euro. Evidentemente il PNRR è stato utilizzato anche Madonna. dagli altri settori, io mi limito a quello che è di mia competenza. L'intervento detto delle Orsoline e del Males è uno degli interventi a cui noi teniamo, diciamo, maggiormente, un intervento per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 14 milioni e mezzo. C'è un cronoprogramma che è un po' il cronoprogramma tipico del Malies che prevede l'ultimazione dei lavori nel 2026. Noi cercheremo, se possibile, nei limiti del possibile, in qualche modo di anticipare questa riapertura. Al momento siamo nella fase della progettazione. Siamo Il nella colloquio a fase proposito delle opere che ci sono stato fatto. Prego. Il collaudo delle opere che. Allora, il collaudo della struttura e quindi le opere necessarie sono in corso, ma non rientrano in questo finanziamento, perché lei ha fatto riferimento ai finanziamenti PNRR. Evidentemente, come lavori pubblici, lavoriamo anche su altri tipi di finanziamento, no? Sì, assolutamente stiamo ultimando le procedure del collaudo della struttura e lo dovremo fare in tempo utile affinché entro il marzo 2024, che è la data di inizio prevista dal cronoprogramma del PNRR dei lavori appunto di rifacimento delle Orsoline del Males, la struttura sia collaudata. Però siamo qui a buon punto, anzi quasi alla conclusione, e poi ecco, rifaremo di quella
L'obiettivo è innanzitutto riqualificare e ridare vita ad una zona che è stata sempre una zona nevralgica della nostra città all'interno del centro storico, voglio dire. E ci sono gli abitanti, i residenti che meritano che ciò avvenga nel migliore dei modi, perché hanno avuto tanta pazienza nell'aspettare, anche nel susseguirsi di tentativi che sono stati fatti nel corso degli anni dalle varie amministrazioni, magari non sempre riusciti. L'idea è quella di fare, un po' rappresentando questa idea che a me piace molto, una sorta di boquerie, il mercato famoso che c'è a Barcellona, dove abbiamo una parte che è dedicata al mercato, ma inteso come diciamo posto dove possono essere vendute e commerciate quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, e poi una parte che farà vivere la zona non solo negli orari tipici del mercato, ma durante la giornata, e dovrà essere un punto di incontro dei giovani, in particolar modo dei giovani universitari. Quello potrebbe essere un punto di riferimento per la movida, no, ma soprattutto dei giovani universitari, perché non sfuggirà a nessuno che l'università sta investendo nel centro storico, nelle vicinanze, sta creando un vero e proprio polo universitario, e quello può essere un punto non solo di incontro e di svago, ma anche di tante start-up, ecco, unitamente a quelle che sono le Orsoline, eccetera. Ricordiamo che qui la collaborazione con l'università, ma anche con l'Unione degli Industriali, è molto stretta su questa opera, e può essere anche un punto di eccellenza dove possono partire intraprese importanti per i giovani. Quindi, diciamo, ci sarà spazio per gli esercizi commerciali. Evidentemente dovremmo rivitalizzare quella zona unitamente, non rientra nelle mie competenze, ma con la riapertura del vicino parcheggio di Porta Rufina, e chi di dovere si sta, diciamo, in qualche modo adoperando perché ciò venga più presto, credo che quella zona, considerando anche quella che è, ripeto, la volontà dell'università di creare questo polo universitario nella zona di Via dei Mulini, sono recenti anche ulteriori investimenti, possa essere un'altra parte della nostra città, diciamo, molto molto ben riqualificata. Quindi il discorso del recupero del Malies dobbiamo attendere fino al 2026. Vabbè, insomma, parliamo comunque di un finanziamento di 14 milioni e mezzo di euro. Ce la facciamo a tagliare il nastro prima di andare a casa? Dobbiamo farcela, dobbiamo farcela. Perché il 2026 dovrebbe... Sì, però probabilmente non sarà... La scadenza, se tutto va bene, dovrebbe essere 30 giugno 2026. Contiamo di essere ancora in carica. Poi, non mi hai detto che poi, voglio dire, i due mandati sono solamente per il sindaco, quindi non andiamo oltre. Andiamo avanti. Le scuole in genere, ho visto che c'è la Federico Torre, la Illa Rugarelli, l'asilo nido di Capodimonte. Sì, allora, ogni volta che c'è un'allerta meteo, praticamente chiudiamo le scuole, però c'è la protesta, diceva, no, quelle scuole non sono sicure, punto. No, ma su questo bisogna innanzitutto chiarire, perché la chiusura delle scuole non avviene per pericoli insiti nella struttura della scuola, ma avviene perché i ragazzi devono raggiungere la scuola, magari c'è vento, gli alberi, la pioggia, i ragazzi che devono venire dai paesi contermini alla città, quindi non si chiude la scuola perché c'è un pericolo dell'istituto. Assolutamente. Al massimo c'è qualche calcinaccio. Vabbè, ma quello manda a farlo collegato nei giorni di bel tempo, quindi non è strettamente collegato. Ed è evidente che però aver intercettato tutti questi soldi per adeguare, addirittura abbattere e ricostruire alcune delle nostre scuole, è una cosa della quale andiamo come amministrazione particolarmente orgogliosi, perché lei ricorderà, la parentesi è stato uno di quelli che più volte ha affrontato nelle sue trasmissioni questo argomento, che noi fin dalla prima amministrazione Mastella abbiamo prestato tanta attenzione a quella che è la sicurezza scolastica. Abbiamo il vanto di poter dire, e lo dico io che oramai diciamo credo di essere, anzi non credo. Sei di casa nelle ore pubblici. Quello che è, ma al di là delle ore pubblici, quello che ha più esperienza in termini proprio di anni di amministrazione, sia come consigliere che come assessore, abbiamo fatto un po' quella che è la diagnosi di tutti i nostri 19 istituti edifici scolastici. Abbiamo per tutti fatto le famose verifiche di vulnerabilità sismica,
che ci hanno dato quello che è lo stato di salute delle nostre scuole, alcune delle quali erano messe male, le abbiamo dovute addirittura chiudere, altre hanno un tempo medio-lungo di vita entro i quali dovranno essere fatti degli interventi. E sulla base di questo siamo stati capaci anche di avere per tutte queste scuole la progettazione fino al grado esecutivo, che ci ha consentito poi di partecipare con successo a tanti bandi di concorso in tal senso. Lei ha citato Scuola Federico Torre e Nicola Sala, questa è un po' una chicca. Noi abbiamo avuto la bravura, grazie ai nostri tecnici, chiaramente, perché io, se posso, tra virgolette, se l'amministrazione può vantarsi di tutto ciò, è perché abbiamo una struttura, almeno quella dei lavori pubblici, che io non potrò mai ringraziare, perché è oberata di lavoro, ma riesce sempre, anche con l'aiuto di tecnici esterni, quando è possibile affidare l'esterno, ad ottenere questi risultati. Dicevo, Scuola Federico Torre e Nicola Sala, due scuole storiche della nostra città, che saranno abbattute e ricostruite, e non ci sarà soltanto la ricostruzione delle due scuole in un unico solo edificio, un po' sul modello del campus scolastico, ma ci sarà una vera e propria riqualificazione di una zona nevralgica della città. La parte alta della città, voglio dire, qualcuno lo definiva l'urban center, ricorderà, negli anni scorsi. E siamo anche qui ad una fase avanzata, nel senso che c'è stato un concorso di progettazione bandito dal Ministero dell'Istruzione. Questo concorso è giunto all'esito, c'è un vincitore, aspettiamo che ci venga comunicato ufficialmente, dopodiché si dovrà procedere a quella che è la progettazione definitiva ed esecutiva, e anche qui entro il 31 marzo del 2024 dovrà essere aggiudicata la gara per la realizzazione dei lavori. È chiaro che in questo momento siamo anche impegnati, insieme ai colleghi che si occupano del patrimonio, della pubblica istruzione, ad immaginare una soluzione transitoria, circa 2 anni, per il personale scolastico, parascolastico e per gli alunni, perché evidentemente la Torre e la Nicola Sala insieme hanno una popolazione scolastica complessiva di circa 1000 persone, quindi adesso stiamo, tra virgolette, rompendoci un po' la testa per capire come creare meno danni ai ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti, ripeto, a tutto il personale della scuola nei prossimi anni. È un'opera importante e speriamo anche questa di poterla inaugurare. Lo stesso per la Bosco Lucarelli. La Bosco Lucarelli è una di quelle scuole, abbiamo ottenuto un finanziamento di 9 milioni, che dovremo parzialmente abbattere e in parte adeguare, ed è una di quelle che abbiamo dovuto chiudere perché purtroppo la diagnosi ci ha detto che era oramai in coma irreversibile, per cui non abbiamo potuto fare altro che chiuderla, e fortunatamente avevamo la disponibilità della nuova scuola di Piazzale Catullo, ottima soluzione, trasferita lì la popolazione. Qui siamo addirittura in fase molto più avanzata, perché è stata già assegnata la gara per i lavori, è stato stipulato il contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori, e credo che nei prossimi giorni, ma veramente nei prossimi giorni, forse anche la settimana prossima, saranno consegnati i lavori, e quindi vedremo sorgere il cantiere della Bosco Lucarelli. Sì, assolutamente sì. Così come, voglio dire, abbiamo ottenuto dei finanziamenti per la costruzione di un nuovo asilo, 1,5 milioni a Capodimonte, e il terzo asilo ci serviva. Noi abbiamo uno a Pace Vecchia, quello storico, un altro altrettanto storico a Rione Libertà, un altro a Capodimonte. Perché a Capodimonte? Perché è un rione importante della nostra città, e perché nell'idea dell'amministrazione c'è quello di riqualificare questo quartiere, per molto e troppo tempo soltanto un quartiere dormitorio. E come si vedrà, non ci sarà solo a Capodimonte, questo asilo, ci sarà un impianto sportivo outdoor, attualmente ivi localizzato, che sarà ripreso. Anche qui abbiamo ottenuto un finanziamento di 300.000 euro. E poi avremo, abbiamo progettato e immagino che ci sarà finanziato anche lì un centro polifunzionale, che dovrà servire anche lì per dare ulteriore qualificazione ad un quartiere, ripeto, che non può e non deve essere e non vuole essere assolutamente nella mente dell'amministrazione solo un quartiere dormitorio. In questo senso anche la manutenzione e riqualificazione del ponte cosiddetto Morandi, quello sul torrente San Nicola. Di recente abbiamo finito i lavori che hanno completato i marciapiedi da ambo i lati con la nuova illuminazione.
a breve partiranno i lavori per la manutenzione della struttura, dell'impalcato, così come ci fu richiesto da quella famosa commissione, quella triade di esperti nominata dal sindaco subito dopo che in quell'infausto agosto cadde il ponte di Morandi, quello di Genova famoso, e quindi anche vediamo questo che c'era anche da questa parte. Certo, anche questo. E poi sempre rimanendo alle scuole, anche qui Scuola Pietà, finanziamenti di 1.050.000 euro. Anche qui la gara è stata aggiudicata, è stata individuata l'impresa, è stato stipulato il contratto, stiamo solo aspettando, e qui do un'anteprima questa sera, credo ciò avverrà a fine mese, di poter trasferire i ragazzi della Scuola Pietà nell'istituto ex Scolopi di proprietà del conservatorio, con i quali c'è in essere, diciamo, un accordo per il quale loro utilizzano i nostri locali di San Vittorino e loro ci metteranno a disposizione questa struttura che è stata adeguata per recepire appunto gli alunni della Scuola Pietà, e qui contiamo di fare questi lavori molto velocemente nel giro di un anno per poi farli ritornare nel loro sito naturale, che è quello della Scuola Pietà, che è una scuola tipica di quartiere che serve anche a far vivere quel quartiere, però per un annetto bisognerà sopportare questa questo piccolo allontanamento, anche se faremo in modo che sia in modo più possibile. Sono in corso i lavori dell'adeguamento della Scuola Pace Vecchia, anche qui finanziamento di poco meno di 1 milione, se non vado errato 960.000 euro, e speriamo finalmente con l'inizio del nuovo anno scolastico di far tornare i ragazzi della Scuola Pace Vecchia, che attualmente sono dislocati a Capodimonte, in un'ala della scuola di Capodimonte, nel loro quartiere. Anche questa è una scuola di un quartiere importante quale Pace Vecchia, ed è giusto che i ragazzi ritornino lì. Per finire, all'adeguamento della scuola Creta Rossa, circa 650.000 euro, sempre fondi PNR, anche qui i lavori cominceranno a breve. Quindi voglio dire, siamo poi in attesa di poter ottenere il finanziamento anche per le altre scuole, ma dal punto di vista della sicurezza, dell'edilizia scolastica, dell'adeguamento e anche dell'ammodernamento, credo che l'amministrazione Mastella stia facendo quello che mai è stato fatto nel nostro comune. Ecco, era una domanda che volevo farle, perché praticamente mancano lì dentro la Pascoli e la Mazzini. Certo. Sulla Mazzini, per la Pascoli e per la Mazzini abbiamo per entrambi i progetti che candideremo a suo tempo nel piano di edilizia scolastica regionale, li candideremo a qualsiasi bando dovesse presentarsi. Evidentemente, in particolar modo per la Mazzini è un progetto particolare, perché abbiamo la soprintendenza, perché è un istituto, come lei sa, tutelato, storicamente tutelato, come la stazione ferroviaria. Però anche per questi abbiamo i progetti, dobbiamo trovare, intercettare le risorse, cercheremo di non lasciarci sfuggire nessuna occasione. Lì c'è la palestra che va comunque rifatto praticamente, perché certo, è totalmente fatiscente quella assolutamente sì, assolutamente. Però anche la palestra, paradossalmente, perché noi abbiamo ottenuto dei finanziamenti non col PNRR ma con altri fondi per rifare alcune palestre. Metteremo mano alla palestra della San Modesto, alla palestra della Federico Torre, alla palestra della Sant'Angelo a Sasso. Per la Mazzini abbiamo il progetto, però purtroppo anche lì le difficoltà sono che anche la palestra purtroppo rientra negli edifici tutelati, per cui c'è la sovrintendenza, bisognerà farla, il progetto diventa particolare e dai costi un po' più elevati di quelli che possono essere i costi necessari semplicemente per recuperare la palestra. Bisognerà partire dalla statua che sta fuori per arrivare fino al discopolo, se non vado errato, giusto? Sì. Un discopolo, quello mi sembra. Sì, un discopolo. Pare che sia finito il discorso dei programmi per le scuole, soprattutto proprio il l'esempio per quanto riguarda i lavori pubblici. Per quanto riguarda poi gli altri interventi a livello di lavori pubblici, abbiamo importante il completamento dell'ex scuola Moscati a Leone Ferrovie. Abbiamo avuto circa 2 milioni di finanziamento, e ci consentirà di trasferire in quella zona della città, di localizzare lì il settore servizi sociali, quindi di portare anche a Rione Libertà
un'importante appendice del comune di Benevento, e al posto dei servizi sociali, la cui struttura sarà evidentemente abbattuta, c'è la costruzione di un bene sociale che poi è un centro polifunzionale al servizio del Parco Verde, finanziamento importante, quasi 8 milioni di euro, per l'esattezza 7 milioni 920 mila euro, che ci serviranno per far sì che unitamente al Parco Verde diventi un altro punto importante della città, proprio dal punto di vista della socializzazione oltre che della qualificazione. E anche questo è importante per i giovani, gli anziani, vedremo anche con l'associazionismo come gestire. Stiamo parlando della struttura di via dell'università. Viale dell'università, quella sarà abbattuta e ricostruita per poterci creare appunto questo centro polifunzionale a servizio del Parco Verde, e il settore servizi sociali si sposterà nell'ex scuola Moscati a Rione Ferrovia. Parlando di socializzazione e ritornando sempre a Capodimonte, è importante anche l'impianto sportivo indoor, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro, che creeremo non proprio a Capodimonte, ma nei pressi, al di sotto della Pascoli. Parlavamo della Pascoli, ma servirà per servire non solo la Pascoli, tra virgolette, come palestra, ma sarà un vero e proprio palazzetto multidisciplinare che potrà essere anche utilizzato con facilità dagli abitanti della parte alta, segnatamente di Capodimonte. Ecco. Allora, finito per quanto riguarda questo, c'è qualcosa di recupero da parte di appartamenti, di case? Sì, prima di arrivare a questo, che è un programma importante condiviso con urbanistica, io volevo fare anche un passaggio su altre due opere. Una è il bene confiscato alla mafia, voglio dire. Sì, ecco, il laser è stato abbandonato, adesso scegliamo quest'altra. Ci tengo, al di là della valenza del finanziamento intercettato, al di là di quello che realizzeremo come opere pubbliche, per quello che ci potrà essere all'interno, perché immaginiamo lì un vero e proprio incubatore d'impresa, e perché no magari anche una collaborazione con l'Asia in quel senso, voglio dire, per poter fare in modo che i nostri giovani possano in qualche modo sul territorio, voglio dire, vedere come immaginare intraprese che consentano di arricchire delle loro professionalità il nostro territorio e di evitare anche nei limiti del possibile, per quello che può essere il numero di imprese che da lì può nascere, di evitare questa emigrazione, diciamo, verso altri lidi. Quindi dal punto di vista degli obiettivi, al di là del finanziamento, è importante. E poi dal punto di vista stradale è di questi giorni l'inizio dei lavori per la strada via dei Liguri Bebbiani. Parliamo di un finanziamento di 2 milioni e mezzo che non rientra nel PNRR e che unisce via Valfortore alla zona Asi, una strada che oltre a essere importante perché è antropizzata, è anche importante perché è percorsa, diciamo, da mezzi che devono raggiungere la zona Asi, ci sono delle importanti aziende, e quindi anche quella, diciamo, è un fiore all'occhiello. Poi passiamo a questo finanziamento importante ottenuto in compartecipazione col settore urbanistica, sono 10 milioni per la riqualificazione dei nostri alloggi comunali, i nostri alloggi edilizia popolare di via Nuzzolo. Ed è un intervento che, oltre che ci consentirà di intervenire in maniera radicale su quelle abitazioni che necessitano di manutenzione importante, ci costano molto, proprio perché oggi siamo costretti a fare una manutenzione spicciola ma mai, diciamo, organica, ma poi ci consentirà di recuperare quella zona, perché un progetto, come si suol dire oggi, green, tra virgolette, avremo molto verde nella zona, ci sono tutti quei locali che si trovano nelle piazzette all'interno degli alloggi di via Nuzzolo, che potranno essere utilizzati anch'essi oltre che per attività commerciali, ma per attività di carattere sociale. E quello che è un quartiere che oggi sembra un po', tra virgolette, ai limiti della città, peraltro vicino ad importanti impianti sportivi, quali il Pala Valentino Ferrara e il Pala Parente, immaginiamo di qualificarlo, e quindi anche questa credo che sia un'opera che, al di là del dato lavori pubblici urbanistici, anche dal punto di vista sociale sarà molto importante per la nostra città. Quindi è una rivoluzione anche per via totale su via Campagna, oltre alla parte destra anche la parte sinistra, certo, a questo certo, punto certo. Perché il parente da per entrare nel parente, certo, bisogna frequentare quella strada, certo.
io vorrei, siamo quasi in chiusura, vorrei, ecco, qualche cosa dire, darle un input. In Consiglio Comunale ogni anno si approvano i 3 anni di lavori per quando piano triennale dei lavori pubblici. Non è possibile in quei tre anni individuare i lavori da fare e rifarli, perché poi quello diventa un discorso campato in aria praticamente, perché siccome è un bilancio di previsione, la previsione si può avverare oppure no. Ma dare un input certo di interventi sulle strade è possibile a livello amministrativo? Credo di sì. Allora, lei tocca un nervo scoperto, perché paradossalmente tutte diciamo le misure, almeno fino ad oggi, di finanziamento, in particolar modo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma in genere, non toccano misure che riguardano le strade e anche io lo aggiungo i marciapiedi. Abbiamo fatto dei progetti per quanto attiene alcune strade di contrade, ma inserendo nell'ambito di un discorso di dissesto idrogeologico. Ma come è sotto gli occhi di tutti, noi avremmo bisogno di fare interventi importanti proprio nella nostra città, al centro della nostra città, sui viali importanti della nostra città, lungo i marciapiedi della nostra città, oltre che in molte contrade. Purtroppo è inutile nasconderci, con la finanza pubblica riusciamo a fare molto poco, con la nostra finanza riusciamo a fare molto poco, riusciamo a garantire, e neanche come vorremmo, quella che è la manutenzione ordinaria e un po' di manutenzione straordinaria. Ma necessiterebbe, come diceva lei, di un vero e proprio piano organico di recupero, almeno dei principali assi viari della nostra città, intesi non solo nel senso, ripeto, di vanto statale, ma anche di marciapiedi, perché molto spesso siamo costretti a rabattarci, ecco, per esempio adesso stiamo di marciapiedi di via Torre della Catena, voglio dire, però ci sono tanti altri che meriterebbero lo stesso ragionamento, così come tante strade della nostra città dove ad ogni pioggia, ad ogni gelata, eccetera, compaiono quelle maledette si interviene con la sacchetta e noi andiamo, se non con la sacchetta, anche con l'asfalto a caldo, ma comunque con interventi tampone. Invece occorrerebbe degli interventi più organici, che però costano. E purtroppo, con le finanze comunali non ce la facciamo. Siamo attentissimi, auspichiamo che, se non con il PNRR, almeno fino ad oggi non c'è stato, ma con altre misure, siano esse nazionali, siano esse regionali, ci si dia la possibilità di intervenire, perché altrimenti riusciamo a fare, tra virgolette, grandi progetti, ma abbiamo grosse difficoltà a garantire la manutenzione ordinaria. Parlo, ripeto, di strade, parlo di marciapiedi, alcune volte anche di fognature, noi dobbiamo pulire tantissime centinaia di griglie della nostra città, e anche qui anche in collaborazione con l'ASIA e con GESESA, ma facciamo fatica, perché non si riesce a mettere su un piano organico che, ripeto, richiederebbe delle risorse importanti. Ci stiamo cervellando su come fare, speriamo di poter accogliere il suo desiderio di vedere al più presto all'interno del piano delle opere pubbliche un piano marcia per restare marciapiedi della città. Giornalisticamente parlando, era un discorso la previsione e poi metterli a livello di. Ma il discorso è che sulle buche delle strade, il discorso è che comunque paghiamo 700-800 mila euro di danni creati. Però lei sa, non basta volerlo e poi poterlo e metterlo in bilancio. Lei starà seguendo in questi giorni la battaglia che sta facendo il nostro sindaco, non solo a Lanci, ma in tutta Italia, peraltro seguito da altri colleghi, perché purtroppo le normative sul bilancio sono sempre più stringenti e ad oggi noi potremmo avere difficoltà a chiudere il bilancio per una serie di impegni finanziari anche pregressi. Non dico che rischieremo un secondo dissesto, no? Perché questo sarebbe esagerato, però oramai le leggi della finanza degli enti locali sono sempre più stringenti, e immaginare di poter, diciamo, andare oltre quello che facciamo, e le assicuro che facciamo il massimo, ed il sindaco proprio sulle opere pubbliche devo dare atto, e particolarmente attento, perché sono quelle che molto spesso
insieme ai servizi sociali, sono quelli che più incidono sulla vita e sulla qualità della vita dei nostri cittadini, ma veramente oltre questo non riusciamo a fare. Però, insomma, qualcosa ci inventeremo. Con questo qualcosa ci inventeremo. Chiudiamo questa trasmissione, soprattutto per avere appunto la contezza di che cosa sta avvenendo a livello di lavori pubblici in città. Ringrazio l'assessore Pasquariello per l'impegno di questa, e del ritardo di questa di un tantino per quanto riguarda la messa in registrazione di questa trasmissione. Lo ringrazio, le do appuntamento alla prossima tagliata di nastro a questo punto. No, possiamo anche seguirli, no? Nel corso del tempo diamo degli aggiornamenti. Ecco, la disponibilità è massima. Certo. La ringrazio, buon lavoro e buona serata. Grazie, buona serata a lei e a tutti i nostri video ascoltatori.